I posti di lavoro ci sarebbero, ma non i lavoratori per occupare le posizioni offerte. Il centro per l'impiego che vi dice? Ah, io, quelli poi sono i più fannulloni di tutti i dati. Dicevano muoviti, deficiente. Quando magari facevo 15 ore al giorno, il giorno dopo ovviamente ero cotto. Condizioni fisiche, psicologiche devastanti. E in più ricevo ordini anche con insulti e in malo modo proprio. Io sono laureata con 110 lode in traduzione, ho un master per la didattica dell'italiano, una qualifica di traduttore, ho cercato lavoro, cerco lavoro tutti i santi giorni, sono iscritta alle newsletter di lavoro più disparate, guardo gli annunci anche sulle vetrine, le cerco tutte, aspetto come tanti miei coetanei, come tante altre persone, il concorso per spazzini per provare anche quello. Ma soprattutto guai a parlare di soldi. Paga più o meno? Sto facendo un sacco di domande e dobbiamo ancora vedere il curriculum, signora. Quindi ho capito, però nel senso, se no non... La ringrazio, ma può andare avanti. E più o meno quanto è il... 800 euro part-time. Ok. 5 euro al giorno, tutti i giorni. Il mondo. Un mondo tanto semplice quanto gestito in maniera complicata. Non sono l'unico a dirlo, non sono l'unico a pensarlo e non sono l'unico a notarlo. Anni che il problema persiste. Quattro generazioni che lottano sul chi ha la meglio per prima. Datori contro operai, famiglie contro altre, generazione contro generazione. Giovani, vecchi, abili e inabili, tutti che lottano per avere dei semplici compiti, per sopravvivere. Siamo nel 2024, oramai la sopravvivenza dovrebbe essere un ricordo, e vivendo in un mondo cambiato e reso più semplice per tutti, dovrebbe esserci più libertà di godersi appieno la vita, di non pensare più ai problemi complicati. Ma non è così. La gente si assalta per un pezzo di pane, mentre la gente ricca guarda dall'alto verso il basso, mostrando la mano, dicendo che aiuterà e cambierà il mondo. Ma intanto ride e si gode lo spettacolo, perché loro, a differenza nostra, possono godersi la vita. Noi ci facciamo la guerra per dei lavori sottopagati, dove rendono schiavi, dove tolgono dignità, dove tolgono libertà, dove ci spezzano. E se qualcuno prova anche solo a trovare qualcosa di differente, prova solo a creare un lavoro che faccia respirare e dia un sorriso, viene boicottato, viene insultato, o peggio. Denigrazione sociale e autosabotamento, dove tutti litigano per avere lo stesso lavoro, quando in mano si hanno abilità al di sopra di quei lavori. Ogni persona è differente e come tale ha abilità differenti dal normale. Chi è capace di creare, chi di parlare, chi di comandare, intrattenere, di cucinare o guidare. Ogni persona ha uno scopo sulla Terra. Ma grazie a gente non adattata al proprio compito, ma messa lì per conoscenza, famiglia o favoritismi, noi che abbiamo abilità dobbiamo prendere lo scarto. Dobbiamo prendere la pagliuzza più corta e litigarsela per poter portare il pane a casa. Mentre il tempo passa e il nostro cervello perde la concezione di libertà, perde la sua abilità. Diventa un guscio vuoto, ricolmo di sofferenza e rimpianti. Se tornassi indietro nel tempo, cosa cambieresti? Una domanda che viene fatta molto spesso a chi ha rimpianti. Ma non c'è molto da cambiare in realtà, perché come detto, la colpa non è nostra. Noi siamo solo persone che vorrebbero vivere la propria vita con felicità, senza rimpianti. Non tutti desiderano essere ricchi, ma molti desiderano fare del loro meglio. Ma ora come ora è impossibile. La domanda giusta è: se il mondo fosse perfetto per voi, cosa fareste? Io lo cambierei per renderlo equilibrato, come un meraviglioso disegno. Ma il mondo non è equilibrato. È solo un puzzle fatto male, dove alcuni pezzi sono stati tagliati per entrare in posti non adatti, mentre altri restano fuori a litigarsene per stare dentro il disegno. Il mondo non è come un film, ma sotto sotto vorrei lo fosse, così da poter cambiare la trama della vita.